Pensavate che la telenovelas fosse finita, eh? E invece eccoci alla nuova stagione. Sigla! Questi già pesano un quintale da soli, perché cazzo ne ho presi due. Benvenuti, bentornati a tutti. Qui abbiamo delle vecchie conoscenze, come vi ho fatto vedere in una clip che in realtà io ho girato più di un anno fa e che vi inserisco adesso. Oggi finalmente mi sono deciso a smontare le due meccaniche per fare il famoso trapianto, ovvero per mettere la meccanica buona del lettore che sta qua sulla meccanica al posto dell'altra meccanica, e soprattutto, che è la cosa che più mi faceva paura in tutta questa storia, scambiare le testine. Perché? Perché la testina buona è sulla meccanica marcia e uguale viceversa. Oh, parliamoci chiaro, la meccanica buona non è che sia buona, ma rispetto a quell'altra è un filino più decente. Così è la volta buona che finalmente riusciamo a montarne uno funzionante. L'altro, per vostra info, finirà al magazzino Allegri, perché qui non si butta via niente. Quindi, dopo questa premessa in cui io già mi sono stufato di fare questo video, ci avviciniamo e iniziamo a smontare queste cose, rimpiangendo il giorno che abbiamo deciso di comprarle. Dicevamo che ne abbiamo qua due. Questo qui, che è quello che ho restaurato esteticamente, a cui ho fatto tutti i lavori, insomma quello che conoscete, che avete visto in tutta una serie di video, che però ha la meccanica finita, per cui tutto quel che si fa non risolve il problema e lo mettiamo da parte. E poi c'è questo qui che, come vi ho fatto vedere, ha la meccanica sana, ma a parte che esteticamente è distrutto, la testina è finita e quindi suona troppo cupo, non è recuperabile la meccanica intera. Quindi iniziamo a smontare questo e a tirar giù la meccanica da questo. La meccanica, come vedete, è diversa, anche un codice diverso, questa è ML3 eccetera eccetera, questa è EE3 eccetera eccetera. Poi per il resto è uguale, 1A11D, 1A110, no, la D non c'è qua, vabbè, non importa. Comunque sia, le meccaniche fanno lo stesso lavoro, ma sono diverse. Qui tutto il castelletto delle camme è montato sopra, e tra l'altro funziona anche molto meglio perché il pinch roller che c'è qui, che le fa girare, è zigrinoso, anche se fa questo rumore orrendo di cuscinetti finiti. Questo rumore non lo fa semplicemente perché l'abbiamo unto alla morte, ma è finito pure questo. Procediamo quindi allo smontaggio delle meccaniche. La testina è su con questa vite e la sua gemella dall'altra parte, che è bene non toccare perché sono quelle che regolano l'azimut. E poi c'è questa qui, che è la vite che tiene la testina fisicamente attaccata sulla sua struttura. Svitando questa vite qua, io ci potrei mettere questa testina qui, che ovviamente qua ora non si vede, che è questa qua, ok? Che è su con un supportino che è leggermente diverso. L'incastro questo. Lì sotto vedete c'è una vite che la tiene. Ecco qua, come vedete l'ho svitato semplicemente usando lo svitol e poi tenendo ferma con la pinza la parte di qua. Dicevo, questo qua va disaldato in modo da poter sfilare il cavo, che poi rimarrà qui, per risaldarci questa testina, che è buona, su, una volta montata sull'altra meccanica. E stacchiamola quindi questa testina. Questa l'abbiamo liberata, bisogna recuperare questi due cosi qua, la staffetta di qua e la staffetta di qua, che servono per montare questa meccanica di là. Bisogna togliere il pannello anteriore, sfilar via tutta sta roba che non viene manco ammazzata, perché a differenza di quell'altra che è stata smontata 100 volte, questa non è stata smontata mai, quindi è dura alla morte, tanto non ci interessa di rovinare l'estetica che è già distrutta. E quindi leviamo tutti i pezzi necessari per poter aprire il pannello frontale. Ok? Ora, da qui in realtà sarebbe bene recuperare la resistenza e il relativo supporto, perché questo motore qui, a differenza di quell'altro, la resistenza ce l'ha bisogno.
mentre da quello lì bisognerà recuperare il DC-DC converter per metterlo di qua, perché altrimenti questo motore qui girerà male. Quindi qui bisogna svitare questi qui, che poi serviranno, quindi non si possono andare a perdere. Questa va di qua e quella va di là. La sua testina, che comunque prima di mettere su voglio dargli una bella pulita. Non è come quell'altra che è proprio marcia, che è questa qua. Beh, vedete la differenza? Questa è proprio rigata, irrecuperabile. Questa è recuperabile, ma è zozza parecchio. Questa teniamola qua per evitare che si perda. Questa qui che è marcia, tanto è marcia, proviamo con lo sgrassatore. Però quasi quasi, per cui è cosa facile. Dunque, prendiamo l'altra meccanica, questa qui, e la portiamo qua. Vediamo se ci va, cioè se abbiamo messo giusti i supporti. Credo di sì. Invece mi sa di no. Invece mi sa di no. No, li ho scambiati. Li ho scambiati. Questo qui andava di qua. Ma com'è possibile? No, non è possibile. È così. È così. Non può essere al contrario, perché altrimenti non ci andrebbe. Però non corrispondono i fuori. Per far corrispondere questo qui non corrisponde poi quello di qua. No, sì, che corrisponde. L'unica cosa è che non appoggia. Che non appoggia. La distanza è diversa. La staffa che sta sotto il trasformatore, che tiene sulla meccanica, è diversa. Questa è più corta, vedete? Quindi, se io la fisso qui con le sue staffe, una qua e una qua, ok? A parte che non appoggia davanti, ma vabbè. Non appoggia neanche dietro, perché la staffa ci manca 1 cm. E questo non lo avevo pensato, non lo avevo calcolato. Bisogna trapiantare anche, non il trasformatore, ma la staffa del trasformatore, sì, da una meccanica all'altra. Come potete immaginare, l'operazione è lunga e non è che ci sia molto da vedere, quindi la facciamo tutta molto 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 velocizzata. Come sempre, quando mi stufo di filmare, poco dopo riesco a risolvere. Ho svitato, ho dato lo scattino con la pinza, ci sono riuscito a un certo punto e poi si è svitato col cacciavite. Quindi ora la staffa è libera, anche se è marcia, ma è libera e la possiamo andare a montare sull'altro apparecchio. Mentre questa qua, che era bellissima, era molto più sana, la monteremo poi qua al posto di questa. Ma ora questo ci interessa ben poco. Leviamo dai piedi questa roba e componiamo la meccanica con i suoi supporti sull'altro apparecchio. Questa è l'altra base. Ora, gli dobbiamo montare questa meccanica qui con questo supporto qua, che è quello che ho smontato di là, quello marcio. Detto fatto, in pochi secondi qua potete vedere l'installazione della meccanica con tutti i suoi supporti sulla scheda, fra virgolette, buona. Ecco qua, non sono riuscito ad avvitarla più di tanto, ma poco importa, ci sia. In qualche maniera funziona. Ora, questi qui che sono le luci, ok, qua c'è segnato dove vanno attaccate. Grazie alla magia del montaggio, in pochi secondi è tutto saldato. E eravamo rimasti che questo è montato, che meccanicamente è funzionante, che i cavi sono tutti cablati, tutti tranne questo qui, e cioè il cavo della testina. La testina che volevo montare qui era quella montata su quest'altra meccanica, ovvero questa qua, perché era più sana. Poi però mi sono messo con la paglietta per pulire le pentole a grattare tutto lo schifo che c'era su questa qui, che ora è tutta graffiata, però complessivamente è più bella, non so quanto riusciate a vedere, cioè questa era conciata molto peggio di così prima, se trovo la clip ve la faccio vedere, perché non ho fatto il video mentre lo pulivo. Questa invece è rimasta un pochino più sporca, quindi vorrei provare a metterci questa. Se poi questa qui si rivela, suonare male per via del fatto che è stata grattata brutalmente con una paglietta, c'è sempre questa, che è il motivo per cui non l'ho pulita ulteriormente. Quindi gli darei un'ultima passata con l'alcol per togliere eventuale polvere di paglietta, e poi, facendo passare il cavetto dentro, andrei a rimontarla al posto suo lì sotto con la sua vitina, che è questa qui. Quindi. Quindi andiamo veloce, che è un'operazione lunghissima. Sto video sta venendo già troppo lungo. Ok. Sembra di azimut. E non solo di azimut, qui c'è da regolare un bel po' di roba, ma non ve lo faccio vedere.
spengo perché il copyright colpisce. Comunque suona bene. C'è stato qualche problemino di regolazione dell'azimut della testina, ma ci sono riuscito più o meno ad orecchio. Vi lascio il video qui. È un video in verticale perché l'ho fatto per Instagram, ma comunque vedete anche voi. Quindi meccanica trapiantata è perfettamente funzionante. Quella poi la rimonterò su quell'altro, con l'altra testina. Alla fine la testina che c'è montata è la sua, cioè quella che c'era montata prima, ma probabilmente non era troppo consumata, era semplicemente storta perché il supportino che la tiene, questo qui, è in un materiale ferroso molto morbido che si piega facilmente proprio con un dito. Probabilmente è stata inserita male una cassetta, si era stortata e quindi si sentiva così cupa semplicemente perché era storta. Ora che è stata drizzata come si deve, si sente bene, come avete sentito, anche se appunto il copyright non mi permette di farvi sentire più di tanto. A questo punto io andrei a rimontare completamente questo. Nulla che non abbiate già visto, eh. Comunque rimontiamolo. Come sentite, fischia ancora, ma un po' meno perché gli ho spruzzato del lubrificante sotto lì. Ora rimane anche da pulire il perno del capstan mentre gira. Sto facendo girare tenendo questa matita qui che preme il film nel corsa, in modo da non inserire una cassetta rischiando di insozzarla con l'olio del lubrificante che ci ho messo. Comunque sentite molto più silenzioso, è molto molto meglio, vedete? Lì è arrugginita la siede dove entra perché ha preso acqua e umidità. Benissimo, non va lo stesso ovviamente, ma rispetto a prima è tutta un'altra cosa. Ora lo lascio girare un po' così in modo da pulirlo, da lubrificarlo, e tanto che ci sono cotton fioc vado a pulirlo facendo semplicemente questo lavoro qua, che comunque di sporcizia ne tirerà su un mucchio. Guardate che colore è il cotton fioc, è solo a secco, così dopo lo riprovo con l'alcol. Faccio questo lavoro e poi montiamo il coperchio e chiudiamo. Sì, diciamo che funziona, anche se è molto, diciamo, capriccioso, nel senso che a secondo della temperatura e dell'umidità ambientale, alle volte fa questo rumore di fondo e quindi è. Ed è perfettamente utilizzabile. Altre volte fa questo rumore di fondo. E come capite, non è utilizzabile così. Quindi forse siamo alla fine di questa telenovelas, forse no. In ogni caso vi ringrazio per aver visto questo lungo e noioso video e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!